Diciamo che la gloria scaligera di Puccini è postuma. Solo dopo la sua morte, la prima esecuzione assoluta della Turandot, opera incompiuta, è avvenuta sotto la direzione di Toscanini alla Scala, questa volta con un grande trionfo che però Puccini non ha potuto vedere perché era già morto. Ci sono stati dei momenti nella storia della Scala in cui questo teatro è veramente stato il centro del mondo musicale. Uno dei più solenni, dei più commoventi è stato quando Toscanini diresse la prima di Turandot. Puccini era già morto nel 1926 e, arrivato alla morte di Liu, si fermò e disse: qui l'opera è stata lasciata incompiuta dall'autore per la sua scomparsa. Ecco, in quel momento ci fu un'ondata di commozione enorme e non possiamo immaginarla in un teatro diverso dalla Scala. Maestro Muti, possiamo farle qualche domanda? Che effetto fa trovarsi proprio nello stesso posto di Toscanini, dove Toscanini annunciò che era morto Puccini, per esempio, proprio in quel punto lì? Beh, certamente bisogna non pensarci, perché se ci si pensa non si dirige più. La pulsazione del cuore di Toscanini era unica. La Scala è il luogo dove accadono le rivoluzioni? Ebbene, Arturo Toscanini è l'autore di una delle più fragorose. Il paradigma per qualunque direttore d'orchestra salga da allora sul podio scaligero. Toscanini dirige tantissimo Wagner, poi Strauss, Debussy, argina gli impresari, scava la buca dell'orchestra, impone alle signore di togliersi i cappelli e vieta i bis. Il direttore d'orchestra perfetto per il Novecento alle porte. Dal centro dell'interesse, che erano dapprima i grandi divi, i cantanti, e poi i grandi compositori fino a Verdi, la personalità di riferimento cambia ed è un direttore d'orchestra. Direttore d'orchestra che compie una radicale metamorfosi, un radicale rinnovamento in senso moderno del repertorio, accogliendo tutte le novità anche internazionali e introducendo prepotentemente Wagner, suscitando polemiche enormi. Non bisogna dimenticare che Arturo Toscanini ha fatto il suo debutto alla Scala nel 1899 dirigendo i Maestri Cantori, un personaggio unico, storicamente parlando, unico, e che tutta la città, se non tutto il paese, vive il 7 dicembre alla Scala. Manca moltissimo di razionalità, ma è una cosa molto viva. Alla Scala c'è qualcosa di speciale, effettivamente. Basta vedere, non so, ogni volta che torno alla Scala e vedo i cantanti, l'emozione dei cantanti quando arrivano in palcoscenico. Tutte le volte che ritorno in palcoscenico, in questo teatro, c'è un'energia e c'è
veramente una magia speciale. Cioè la bellezza del teatro è unica. La loro presenza insieme alla Begun indica che si è voluto mettere in tavola anche le pedine della grande mondanità internazionale, schierando all'appello tutti i nomi dell'almanacco di Gotha. La catalizzatrice della misteriosa combinazione chimica è certamente Maria Callas. Scaricano 透明なるオペラハウスの神話と神髄を鮮やかに紐解くアートドキュメンタリー。ミラノスカラザ、魅惑の神殿。